con l'applauso, lo fate un bel applauso? Delle giovanili, è una rappresentanza della Cabrianese di Tamburello e questi sono i ragazzi delle giovanili. Fatevi ancora un applauso perché siete bravissimi, tutti forti. Top. Bravi, anche puntuali. Benvenuti, benvenuti a Piazza Pallone, benvenuti ai telespettatori. Allora, è andato in archivio il derby, tra Castiglione e Mantova. Il Mantova ha vinto, nettamente, soprattutto grazie a un ottimo primo tempo. Nel secondo tempo, dal trentesimo in poi, si era riaperta per un attimo anche la partita. Poi alla fine il gol di Zanetti del 3-1 e la successiva parata di Festa del un calcio di rigore praticamente ha chiuso questo match. Un match che ha così forse segnato le strade di entrambe le formazioni. Per il Mantova così l'ha segnata per eventualmente rilanciarsi in maniera definitiva nelle posizioni che contano. Invece dall'altra parte una sconfitta che ha così segnato un po' il solco per quanto riguarda il Castiglione nelle zone basse della classifica. Comunque anche nel post partita dichiarazioni di grande speranza, soprattutto da parte del Castiglione, insomma, che lotterà fino alla fine, fino all'ultimo minuto per cercare di rimanere in categoria. Ditela come volete, o per fare il salto nella C unica. Invece il Mantova, insomma, una vittoria importantissima perché anche da un punto di vista così di come è stata intrapresa la gara, insomma, si è visto un ulteriore passo in avanti. Ne parliamo con i nostri ospiti, facciamo un bel applauso. Claudio Turella, benvenuto. Grazie. Ciao. Ciao, benvenuto. Sei divertito ieri, Claudio? Sì, però sai, dopo vogliamo bene anche a Rossano noi, quindi facciamo fatica un po', cioè, però alla fine sì. E dopo ne parliamo. Ne parliamo dopo. Francesco Uliano, centrocampista del Mantova. Ciao, nuovo acquisto, ultimo arrivato, e abbiamo fatto la battuta quando è arrivato, fa bene, fa il calciatore Mantova numero 8728, sembrava schedato di tutta il 100 anni di Mantova, insomma tu sei uno degli ultimi, insomma sei fresco di biancorosso. Direttore generale del Castiglione, Ernesto Valero, benvenuto a Piazza Pallone, ciao. Allora, prima di tutto abbiamo cercato come sempre in queste occasioni di dare prima così un prologo alla trasmissione, vedendo così di riassumere come è andata la giornata, i temi di questo derby, poi entreremo nello specifico, guarderemo la moviola, insomma ci sono tante cose da vedere di questo derby. Comunque la cosa più importante è stato uno spettacolo anche da un punto di vista del pubblico, quasi 1300 spettatori, insomma una cifra più che ragguardevole, considerando che insomma in seconda divisione di pubblico se ne vede abbastanza poco un po' in generale, quindi insomma una bella giornata, tanti tifosi del Mantova, tutto perfetto, organizzazione perfetta, è dato tutto benissimo come sempre a Castiglione. Comunque andiamo a vedere questo servizio per riassumere cosa è successo ieri a Castiglione delle Stiviere. A dopo. Si poteva pensare ad un derby più combattuto, ma il Mantova stavolta ha fatto la differenza. È finita 3-1 per i biancorossi la sfida di ieri a Lusetti. In tanti si aspettavano un Castiglione arrembante, ed invece tutto il contrario. Il Mantova ha attaccato la gola rosso-blu, li ha sfiniti con continui colpi sulle fasce, chiudendo poi la prima frazione di gioco con due reti di vantaggio. Nella ripresa la situazione sembrava dovesse cambiare con la rete di Romero, ma invece Zanetti e Festa hanno chiuso il conto con un gol ed un rigore parato degno di una squadra che vuole a tutti i costi il salto di categoria. Stavolta al Mantova non gli si può dire nulla, il suo dovere lo ha fatto in piena regola contro un Castiglione atteso da un finale di campionato impervio, dove sono richieste in pratica solo vittorie. Il derby va quindi in archivio con un Mantova vittorioso, che ha forse dato una sterzata al suo campionato e che forse ha condannato il Castiglione. Un derby che ha scritto il futuro delle due mantovane? Staremo a vedere. Claudio, è possibile che questo derby abbia un po' segnato il futuro di Mantova e Castiglione di questa stagione? Ma sai, nel calcio sono possibili tante cose, dopodiché con i tre punti sono sempre tutte partite da giocare. È chiaro che il Castiglione adesso vede allontanarsi molto di più la prospettiva di poter agganciare quantomeno i play-out. Per il Mantova è stata una vittoria importante, sicuramente meritata come hai sottolineato tu. E se vogliamo andare un po' a come piace andare a me a fondo vedere certe cose, diciamo che non capisco fino in fondo quando sia stato il merito del Mantova o quanto sia stato il demerito del Castiglione, perché in effetti il Mantova è entrato bene, con la testa giusta, è entrato nel modo giusto. Castiglione è rimasto per un tempo, quasi un tempo, negli spogliatoi con la testa.
ti ha regalato un uomo, quindi ti ha messo in condizioni di poter gestire un po' meglio la partita. Nonostante questo, c'è stato un attimo che sembrava che la partita fosse riaperta, quindi è quello il problema del Mantova, perché le prossime 9 partite difficilmente trovi squadre come il Castiglione, che forse sentiva troppo l'importanza della partita, sentiva troppo, neanche tanto per il derby, perché i giocatori... Guarda, hai detto la frase che ha detto Ciulli, eh? Proprio hai detto la frase che ha detto l'allenatore del Castiglione. Forse il Castiglione sentiva troppo questo derby e questo eccesso l'ha portato a bloccarsi, in sostanza. No, infatti, secondo me sentiva troppo. Allora, i derby sono importanti quando io sono di Mantova, gioco nel Mantova e gioco contro il Verona, contro la Cremonese. Cioè, adesso da un po' di qualche anno c'è il derby, tra virgolette, col Castiglione. Ma se io sono di Mantova e gioco nel Foggia, come mi è capitato, e faccio il derby Foggia-Bari, a me non me ne può fregare meno il derby Foggia. Io gioco una partita normale, perché non lo senti tu come giocatore. Sì, durante la settimana le televisioni, i giornali ti mettono un po' più di carica. Secondo me il Castiglione era troppo caricato dal fatto che questa fosse la partita che poteva determinare una strada, perché domenica va ad incontrare la Torres, quindi è la squadra sulla quale sta facendo la corsa per vedere di agganciare per poter andare nei play-off. E quindi serviva al Castiglione i punti, ha dovuto incontrare il Mantova, probabilmente era ancora più preoccupato perché sanno che il Mantova ha un ottimo potenziale, avesse incontrato qualsiasi altra squadra, però alla fine ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: ma questa non può essere la squadra che ha battuto il Sant'Arcangelo e che ha battuto la SPAL. Quindi meritatissima la vittoria del Mantova, per quello che mi riguarda hanno giocato bene tutti, anche se è difficile poi valutare fino in fondo come è, perché, visto gli altri, però sono contentissimo per Festa che ha parato il rigore, così magari se c'era ancora 2 o 3 persone che io conosco benissimo, che è Festa, insomma adesso parlando di rigore credo che abbia cancellato definitivamente questa cosa, ma soprattutto, visto che era il mio ruolo, per Zanetti, ha fatto un bellissimo gol, l'ha voluto a tutti i costi, e questo gol io spero vivamente che sia quella cosa che fa ripartire il ragazzo con la testa, perché si stava un po' spegnendo, ed è un giocatore importante con le qualità che ha per il Mantova. Ernesto, ha ragione Claudio. Sì, l'avevamo detto anche ieri a caldo nella sala stampa, tanti i meriti del Mantova quanto i demeriti del Castiglione, non nell'interezza della gara ma sicuramente per non un intero tempo ma quasi fondamentalmente lasciato negli spogliatoi e quindi lasciato nelle mani del Mantova, o meglio nei piedi del Mantova. Regalare un uomo, regalare il primo gol e regalare soprattutto una condizione psicologica, perché subendo i primi 20 minuti poi ce ne hai messi altrettanti per andare a pari nell'economia del gioco, e dopodiché ti sei giocato abbastanza bene la ripresa fino al gol. Però io personalmente, già anche sull'1-2 e testimone chi c'era in tribuna stampa, avevo il sentore che avessimo avuto tante difficoltà per il dopo, e così è stato. Dopo con Uliano parliamo nello specifico della partita, perché andiamo a vedere adesso tutte le azioni di Castiglione-Mantova. Ci vediamo tra poco. La giornata è splendida, il terreno in discrete condizioni a Castiglione delle Stiviere. Sugli spalti ci sono quasi 1300 spettatori, più della metà del Mantova. Il Castiglione gioca con la formazione annunciata, mentre mister Sabatini schiera l'anomalo tridente composto da Cavagna, Masini e Floriano, con Schiavini e Rickler titolari. Dopo una punizione centrale di Talato, il Mantova ad andare vicino al gol al quarto con Masini, che prima colpisce la traversa e successivamente non ribadisce in porta da vicinissimo. Il bomber biancorosso si fa perdonare al settimo, quando è abile a sbloccare il risultato da un cross di Pondaco sulla sinistra. Il Mantova insiste, al decimo Cavagna conclude lato da buona posizione. 2 minuti dopo Schiavini colpisce il palo da fuori area, e al 22esimo Talato ci prova ma Feste è attento. Al 37esimo Floriano coglie Masini, che angolato non c'entra il bersaglio, ma è al 42esimo che Schiavini va a prendersi il cross di Cardin per realizzare il gol del 2-0.
1-0 con palla nell'angolo basso. Il Castiglione non regge e al 44esimo rimane anche in 10 per l'espulsione di Battaglia che con il braccio colpisce Masini. Nel secondo tempo, al quarto, Orlandi ci prova con palla alta e dal 30esimo Floriano scarta praticamente tutti in allungo ma non riesce all'ultimo a segnare. Due minuti dopo il Castiglione riapre la partita con Romero che realizza dopo un precedente fallo all'interno dell'area di rigore. È solo una fiammata che Zanetti sistema due minuti dopo con un gol bellissimo all'incrocio dei pali. Al 38esimo Spinale sfiora clamorosamente il poker come al 40esimo con il subentrato delle Spinis. Dopo l'espulsione di Cardina al 41esimo per somma di ammonizione, al 43esimo Olivi strattona nettamente Curcio. È rigore sul dischetto Civaroffini ma festa para. Una partita, quella di ieri, insomma, si è detto già tutto, il Mantova ha aggredito subito il Castiglione, soprattutto grazie agli esterni, insomma, che erano fatto davvero molto bene. Dopo nel secondo tempo c'è stato ancora sempre, si dice, quell'attimo in cui il Mantova ha avuto uno sbandamento al gol di Romero, poi tutto è andato tranquillo, anche insomma con un po' di fuochi d'artificio. L'abbiamo chiesto tanti tuoi colleghi, tu come lo spieghi quegli attimi di mancamento, diciamo, del Mantova in questo campionato? Ma è difficile anche da spiegare, perché secondo me questo è il difetto che stiamo mettendo in evidenza nelle ultime partite. Mo precedentemente, nei mesi scorsi, non lo so perché non c'era Mantova, quindi non te lo posso dire. Però in queste ultime partite, riguardando anche la Pergolettese, primo tempo abbiamo fatto male, secondo tempo cambio di mentalità e abbiamo riportato i tre punti a casa. Ieri abbiamo fatto il contrario, primo tempo alla grande, secondo tempo ci siamo un po' rilassati, diciamo. E questo che ci serve, questo che fa fare il salto di qualità alla squadra, perché qua abbiamo tutti i presupposti veramente per rimanere in una C1 unica. E di motivazioni nello specifico non te lo so dire, sappiamo solo che dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista e ci stiamo lavorando durante la settimana, soprattutto a livello mentale. Ma soprattutto dobbiamo essere più sereni nel portare a casa la partita, dobbiamo gestire meglio, ecco. Io insisto, non vorrei anche magari così peccare di presunzione. Io lo chiedo a voi, insomma, che ne sapete più di me a livello di tattica. È possibile che anche il modulo del 4-3-3, per quanto sia bello a livello offensivo, insomma, dove si possono creare più azioni, dove c'è anche più spettacolo, possa portare una squadra, visto quei tre centrocampisti in mezzo, nel momento della difficoltà, insomma, ad avere qualche difficoltà in più di una squadra con un altro modulo? È una domanda che faccio a te. In sostanza, quando spinare un altro centrocampista, nel momento in cui si fermano un attimo, la squadra avversaria, quando ti attacca, non ti attacca più magari a centrocampo, ma allora, è già in area e ti crea difficoltà. Io dalla partita dell'andata con il Forlì, quindi non mi ricordo se era la quinta o la sesta, grosso modo, di campionato, che ti dico che il centrocampo del Mantova, quando perde palla, chi della squadra avversaria riconquista palla è a tu per tu con la difesa, quindi esatto, è in difficoltà una difesa fortissima. La nostra non è una difesa fortissima, sarebbe in difficoltà una difesa fortissima. Quindi il centrocampista lì davanti, che è quello che dovrebbe far rallentare, a me la speranza di mercato me l'ha data questo signore. Esatto, fatti tutto coi modi. Perché io ho letto una sua. È arrivato con questo. Ho letto una sua intervista, non mi ricordo dove, dove lui dichiarava di essere giocatore che gioca davanti alla difesa o un trequartista. Sbaglio? No, trequartista no. No, non è le mie caratteristiche, per te l'hanno inventata, però giocatore. Trequartista sì, mi ha inventato. Giocatore davanti alla difesa? Sì. Perfettamente. Quindi l'abbiamo visto domenica scorsa giocando davanti alla difesa. Io mi sono permesso di dire: non posso giudicare un giocatore dopo averlo visto una volta, ma mi sembra che nel contatto fisico cerca più di evitarlo che di andare a prendere il contatto fisico. Vabbè che per far rallentare gli avversari non c'è bisogno di dargli delle legnate, basta prendere la posizione, li fai rallentare, li fai andare sulle fasce un po' come si deve, no? Quindi il problema rimane sempre quello. È migliorato appena arrivato a Sabatini, le primissime partite l'avevamo sottolineato, è migliorato moltissimo la fase difensiva, il centrocampo era meno scoperto, cioè noi ci troviamo, hai fatto i nomi dei tre centrocampisti prima, quelli che hanno giocato domenica, ci troviamo con Quadri, con Spinale e con Schiavini oltre quasi la linea della palla, quindi sti poveracci che giocano dietro, quando sono attaccati, sono attaccati a tu per tu. Cosa dici? Ma sono d'accordo fino a un certo punto, perché bravo, nel senso che il centrocampo può andare in difficoltà, è normale, come è giusto che sia, può andare in difficoltà come siamo andati domenica con la Pergolettese,
Però se la linea difensiva la troviamo più alta e quasi tra i centrocampisti e la difesa c'è meno spazio, secondo me, anche se dovesse prendere una palla, una mezza punta, un trequartista tra le linee, al limite un difensore attacca, gli altri coprono e quindi danno la possibilità ai centrocampisti di recuperare e hanno meno opportunità di farci gol. Cioè, questo è un... Sì, è abbastanza vero quello che dice lui, però scintille. Contesto subito, quello che sta dicendo lui è perfetto con una difesa rapida e veloce. Noi abbiamo due centrali, chi gioca gioca, che non sono né rapidi né veloci. Quindi con due centrali lenti è difficile portare una squadra con la difesa molto alta, proprio perché se ti infilano con un taglio non li prende più nessuno. Quindi il fatto di giocare in questo modo, io dico solo tre centrocampisti, due che partecipino sempre all'azione e uno, come diceva giustamente lui, taglia uno tra le linee, esce il centrale che va a coprirlo, il centrocampista, quello più basso, è quello che va a ricomporre o a ricompattare, come si dice, la linea di difesa, visto certo, che ho fuori un centrocampista. Ma se io questi li ho tutti a 20 metri, pertanto che tu attacchi come difensore, non fai in tempo a fare rientrare il tuo centrocampista. Quindi la caratteristica che dicevo io l'altra volta, abbiamo detto scherzando, Spinale l'ha fatto per degli anni con Di Carlo questo ruolo qua, dopo si è messo in testa di fare l'ala destra o gliel'ha messo in testa qualcuno, sta facendo benissimo. Spinale, lo diciamo scherzando, perché certo, l'impegno di Spinale c'è da togliersi il cappello fin quando giocherà e anche quando smetterà di giocare. Però perché non provare Spinale lì davanti alla difesa, visto che gli altri sono tutti bravi tecnicamente? Lui, l'ho detto, è molto bravo tecnicamente, secondo me. È solo mancino, ma è molto bravo tecnicamente. È un problema così. Cioè, Quadri è molto bravo tecnicamente. C'è gente che nasce così. Schiavini è molto bravo tecnicamente. Quindi sono giocatori che se giocano 10 metri più avanti o 20 metri più avanti possono innescare l'azione da gol in tutti i momenti. Cioè, questa è un'idea mia, quindi rimane mia. Un applauso a... È fine delle tradizioni. Ha fatto un esame tecnico. Grazie Giulio. Ha ragione, però senza dire dimmi sì o no. Ni, bravo. Perfetto. Allora andiamo velocemente, prima di andare in pubblicità, a vedere anche un po' di Moviola, perché poi volevo chiedere, però devo anche un po' stringere ad Ernesto, se la partita di ieri c'è stato, poi mi pare di aver visto un cambio in corso. Chiedo alla regia un attimo di aspettare con la Moviola, chiedo un secondo, grazie. C'è stato un cambiamento di modulo in corsa, mi pare, dall'inizio della partita. Probabilmente Ciulli ha intrapreso male la gara proprio dall'inizio a livello tattico. Te cosa dici? Da un punto di vista tattico, io evito, non per qualcosa, ma per il semplice fatto che ne capisco molto, molto, molto di meno di chi mi è di fianco e di tanti anche nel mio ambiente in generale. Stavo dicendo quello che ha detto anche il mister comunque a fine gara, che al ventesimo, comunque a metà primo tempo, qualcosa è cambiato. Poi è stato obbligato con l'espulsione, con lo spostamento di Redelli a sinistra, a destra, però ecco, io ripeto, quello che dicevo prima, non è tanto una questione, per quanto la vedo io nell'ottica di tutti i 90 minuti, di schema iniziale o di modifica in corso o altro, perché anche con un centrocampo diverso, con un uomo davanti alla difesa, con la seconda punta o altro nell'assetto iniziale, lì è stata una questione di testa i primi 20 minuti. Allora ti fermo, allora diciamo pubblicità, facciamo pubblicità e poi Moviolone, ci vediamo tra poco con l'applauso del tamburello Carriano, dai. Bentornati a Piazza Pallone. Allora, Moviolone, c'è qualcosa da vedere. Allora, partiamo subito, perché in effetti l'abbiamo detto, devastante è stato il Mantova sulle fasce. Qua nell'azione del primo gol è stato bravissimo Pondaco. Vorrei fare anche i complimenti, perché insomma non è da tutti fare complimenti a Cavagna, che ha fatto un'ottima partita, giocatore che è stato fuori praticamente tutto un campionato, ha avuto un infortunio, insomma adesso e Mantova ha recuperato un altro giocatore molto molto valido. Qua è Pondaco che mette questo pallone, Claudio, e qua però c'è stato però un infortunio abbastanza, ecco, dicevi Ernesto. È quello che dicevo prima, che volevo intendere. Cioè due difensori sono lì. Se Guagnetti e Battaglia si vanno addosso al settimo minuto di gioco su un'azione del genere, comunque non veloce, pur con il bel taglio di Pondaco, quello che voglio dire è che lì potevano starcene 5, 6, 10, lì è una questione di testa, per quello che la vedo io. Claudio? Ma sì, ma ragione, cioè, guarda, cioè, lì c'è una palla semplicissima, probabilmente, l'ho detto prima, sono rimasti, io ho detto per quasi un tempo, però la prima mezz'ora sicuramente di testa non c'erano.
Guagnetti, l'ho guardato, è un giocatore che a me piace, ha fatto nei primi 10 minuti 4 lisci, uno peggio dell'altro. Sì, io penso che poi sia stato anche riconoscibile la prestazione di Battaglia, che è un giocatore che quando è arrivato a Castiglione ha fatto non bene di benissimo. Più. Se vedi al momento del cross la difesa è schierata, sì, la palla è lenta, lei è al suo posto, Pattalato al suo posto, cioè non è una questione di tattica, no, una palla lenta non è che siano andati d'anticipo Masini, cioè a Masini è arrivata la palla dietro che l'hanno sbagliato i difensori. Vuoi sentire Francesco? Può darsi che Guagnetti abbia sbagliato anche perché lui, essendo mancino, è voluto andare con l'esterno sinistro lì invece che con l'interno destro, perché per come la vedo io, se ci fosse arrivato con l'interno destro, secondo me la palla, guarda, vedi? Sì, può essere. Con l'interno destro, secondo me, però c'è da dire anche la bravura un po' nostra, perché l'azione l'abbiamo creata noi, abbiamo portato superiorità numerica sulle fasce con il 2 contro 1 tra Cavagna e Pondaco e siamo andati dentro, è quello che abbiamo allenato durante la settimana, ecco. E poi lì bisogna dirlo, lì Masini è bravissimo, ma Masini anche gioca sull'errore, è l'attaccante che gioca brutti, un altro attaccante, Giulio, un altro attaccante vede che non ha la caratteristica del giocare sull'errore, vede che sono in due sulla palla, si ferma, torna indietro, non aspetta neanche la fine dell'azione, invece lui gioca fino alla fine con la speranza che passi, e non sono tanti gli attaccanti che hanno quella caratteristica. Ma Masini ha fatto un gol simile anche col braccio, non sì sbaglio. Sì, ma lui, esatto, li fa così i gol. Io, sì, ho sempre detto in area, io lo conosco nell'area piccola, nei 14-15 metri Masini, insomma, tra l'altro ha fatto 12 gol quest'anno, voglio dire, non è che stiamo parlando di uno che fa un gol per caso una volta ogni 6 anni, ha fatto 12 gol. E non è rigorista, tra l'altro, non è neanche uno che, cioè, è specialista su 12 gol, quando gioca fuori dall'area è molto brutto da vedere Masini. Quando viene incontro, gioca nella corsa, ma quando è in area è pericoloso perché riesce a leggere i tempi molto prima degli altri, questa è la sua forza. Andiamo a vedere invece il vantaggio 2-0 del Mantova, qua siamo su 1-0, il gol di Masini, ricordiamo che in precedenza è stata la traversa, quindi Mantova stava attaccando, e poi vedete la casualità del calcio, Mantova attacca, prende pali, gioca bene ma fa 2 gol quasi casuali, insomma, vedete anche questo qua. Il gol di Schiavini è stato, per carità, molto bravo comunque Schiavini ad aprire la gamba, perché ha detto non si sa mai, o la stoppo va da qualche parte, è andata talmente bene che è andata addirittura. Qua è stato bravo Giorgio perché ci ha creduto fino alla fine, c'è anche molto merito suo, quindi c'è Ernesto che non vuole fortuna, neanche fortuna, sì, ma merito è stato perché lui ci ha creduto, la rabbia, dicevi scusa Francesco, no, dico c'è tanto merito di Giorgio perché ci ha creduto fino alla fine, però anche qui secondo me il difensore forse era troppo distante da Giorgio, diciamo, segue troppo la palla e non l'uomo, ecco. Claudio? Sì, per me anche hanno detto che è stato uno stop sbagliato sullo stinco, invece io ho l'impressione che lui cerchi di colpirla con lo stinco per mandarla dentro, cioè, quindi c'è da dire doppiamente bravo perché vede che non ci arriva coi piedi e con altre cose, ma con una parte dura del corpo cerca di colpire la palla e mandarla dentro, guardala un po' più veloce. Io ho l'impressione del tentativo di stop. No, guardala male. Che la colpisce, la palla ce l'ha troppo esterna per provare a stopparla. Ah, beh, sì. La palla esterna, cioè se fosse dritta lo stoppa male, la prende di traverso e va dentro, la palla esterna, quindi lui va con la gamba a cercare il contatto con la palla. Ecco, se possiamo togliere l'immagine perché Ernesto non ne può più di vedere questo Valerio, questo gol. Vedi che la va a cercare. Andiamo avanti. No, non fare così Ernesto, dai. No, su quello che capita. Andiamo avanti con il gol. Il gol del... questa è l'espulsione. Questa è l'espulsione di Battaglia. Allora, vedete, io l'ho guardato proprio dall'inizio. Sembra non sia successo nulla. Invece proprio... Se si guarda lentamente, considerate che l'arbitro comunque è davvero vicino. È vicinissimo, sì. E vede benissimo. Vedete, nel momento in cui arriva giù il pallone, rifila una manata, in sostanza, una piccola reazione, però è talmente vicino l'arbitro che gli dà il rosso. Però sul momento non sembrava. Dopo la fine, riguardando bene, insomma, alla fine c'è. Il rosso qua è la reazione. È andato deciso l'arbitro, quindi vuol dire che lui l'ha visto. Noi abbiamo fatto fatica in tribuna, sì. Ma lui l'ha visto. Io ho avuto la fortuna in quel momento, nel mio moto perpetuo della domenica allo stadio, ero giù e l'ho visto in linea. Il movimento è stato palese di Battaglia e Pagliardini, che ha arbitrato per me molto sì, bene. Poi la panchina del Mantova, tu c'eri in panchina, sono stati tutti incazzatissimi perché hanno visto il movimento. Evidente, il gesto non ha arrecato danno forte, non ha arrecato danno, però è stato palese ed evidente da meritare quello che è stata la sanzione. Allora andiamo avanti adesso a vedere il gol del 2-1 e qua vedete... Qua il fallo era nettissimo, bravo l'arbitro anche qua a lasciare andare ed è giusto il gol per me.
perché vedete c'è l'ingresso dell'ala, dovrebbe essere Curcio se non sbaglio. No, questo. Guagnetti. Guagnetti. Vedete, palla nel dribbling, qua per me il rigore era già netto di suo. Vedete che l'arbitro è lì, adesso l'ho visto, andiamo un po' avanti. Andare avanti i fotogrammi perché secondo me ha alzato il braccio, l'ha alzato insomma, ha indicato il rigore l'arbitro prima del gol. Sì, l'ho alzato, vedete, era già pronto per dare, poi ha detto no, aspetta un attimo. Che non ha fischiato, ha solo indicato il rigore col braccio, poi ho visto il gol e allora è tornato a metà campo e te gol. Si è girato, ha abbassato il braccio. No, quello l'ho visto benissimo ieri. Quindi 2-1, anche qua molto bravo però anche Romero a continuare l'azione, perché di solito si protesta, ci si ferma, tu lo dici da anni Claudio. Io ammazzo uno che si ferma, esatto, se fai gol e poi alla fine quando l'arbitro fischia gli chiedi cosa ha fischiato, però intanto fa gol che sei lì. Esatto, andiamo a vedere dopo il gol di Zanetti, questo qua è stato molto bello, andiamo a vedere Zanetti qua però troppo ferma la difesa del Castiglione, però gran gol Uliano. Grandissimo gol di Zane. Durante la settimana ci ha abituato un po' con questi tiri a incrocio lui, quindi mi sa che durante la settimana l'ha provato e ieri è andata fin troppo bene. Anche qui mi sa che c'è stata una leggera deviazione, però merito è suo, ha fatto un grandissimo gol. Soprattutto. Se lo merita perché lui lavora tanto durante la settimana e lo ha anche bene. Ecco, io vorrei fare anche un doppio complimento, visto che poi la palla se l'è andata a riprendere perché l'aveva persa anche a un certo bravo, punto. Bravo, vedo che sei un osservatore, ti faccio i complimenti perché... Fatemi un applauso, grazie. Bravo. A furia di star lì... No, dai. Spara. A furia di legnate... Vedi, sono contento, mi fa molto piacere e sono contento perché... Sono veramente un bruscolaretto che ha preso 7. Ti facevo l'appunto perché... Per me era un po' grosso. Zanetti aveva Spinale sulla destra che continuava a chiedere palla, è andato in contrasto il primo giro, l'hanno contrastato, ha perso palla, è andato 2 metri dietro, l'ha recuperata, Spinale ancora voleva palla... La difesa si è un po' impallata, come abbiamo visto, lui ha visto il varco, dopo un po' ha calciato e ha fatto gol. Andiamo avanti adesso a vedere il calcio di rigore che è ineccepibile per me, adesso solo per dovere dire che qua Olivi proprio l'ha preso e l'ha steso. Ce l'ha questa reazione Olivi certe volte, è un giocatore che fino a questo momento, lo dico proprio, è uno dei migliori finora della truppa nuova che è arrivata, è quello che sta mantenendo... dall'inizio del campionato le premesse, insomma, un giocatore che doveva fare quello e lo sta facendo alla grande. Però ogni tanto, come si può dire, una volta fa la reazione e prende 3 giornate, qua lo prende, lo butta giù, insomma, abbastanza... Insomma, è un istintivo. Ma butta giù è un po' difficile da dirlo, ti dico la verità, perché anche l'attaccante è stato bravo nell'aggirarlo a lui, perché da qua non si vede bene, ma io dal campo... Vedevo il braccio dietro la maglia di Olivi dell'attaccante che qua non si nota bene. Cioè, alla fine per me si sono strattonati entrambi. Sì, però si alza la maglietta. Lo so, ma da dietro non si vede la maglietta di Olivi che si alza, però purtroppo. Certo. L'arbitro lì dritto. Possiamo giudicare questa immagine perché è palese da qua. Da qua tutti danno rigore. Però purtroppo dal campo giustamente si hanno tante altre sensazioni. No, è la verità. Cioè, dal campo vedi altre sensazioni, quindi hai altre immagini. Certo. Però se l'arbitro ha deciso così, ha visto il fallo, diciamo. Ernesto? Dal campo non posso, in questo caso non posso giudicare, però ti ripeto, la sensazione dall'alto e dalle immagini è che ci fosse. È indubbio il fatto che, come si dà merito ad altri di un'azione o di un'altra, è indubbio che Curcio ha fatto, in questo caso l'attaccante, Curcio ha fatto il suo. Ha saputo prendere posizione, ha saputo farsi far più danno di quanto ha fatto lui. Chiudiamo la parentesi con rigore parato. Vabbè, qua andiamo avanti con l'azione rigore NCP, bravissimo Festa, però l'aveva detto anche lui, io mi sono subito buttato sulla mia parte perché così ho scelto il 50-50, è andata bene, l'ho parato, però questa qui c'è molto molto della mano di Bellodi l'ho bacchettato per tanto tempo. Bellodi è un bravissimo portiere a parare i rigori e è migliorato molto anche lì. Torniamo in studio. Lo riguardiamo, dai, ce lo riguardiamo. Ah no, vabbè, è lo stesso. Dai, ce lo riguardiamo. Eccolo qua, il calcio di rigore di Ruffini. L'ansia dei due raccattapalle dietro è la cosa più bella del calcio di rigore. Allora, torniamo in studio, dammi la telecamera, come diceva un vecchio presentatore romano, e noi andiamo in pubblicità. Ci vediamo tra poco. Applauso. Tamburello cavranese, applauso.
andiamo subito a sentire le interviste del Mantova, che le abbiamo divise, Mantova e Castiglione. Quelle del Mantova raccolte ieri dal... da chi? Eh beh no, dal sottoscritto, ci vediamo tra poco. Sì, sì, ma oggi ne abbiamo dati tanti di segnali importanti, ma... io mi scompongo sempre poco perché conosco il valore di questi giocatori, so come preparano le partite, so quanto ci tengono, lo dico da sempre, lo dico dalla prima settimana perché li vedo quotidianamente, li conosco personalmente, conosco i loro pregi, i loro difetti e vi posso garantire che questo è un gruppo che, al di là di qualche sbavatura che oramai mi sto convincendo che sia congenita, è un gruppo che merita tante tante soddisfazioni per come se le va a ricercare. Poi loro sanno benissimo di avere dei margini di miglioramento, stanno lavorando, sono in buone mani perché sono in mano ad uno staff secondo me fuori categoria, parlo di Carlo Sabatini e di tutti i suoi collaboratori. Dal punto di vista societario stiamo cercando di creargli le migliori condizioni per far sì che pensino solo al loro lavoro e quindi sono contento dei segnali che hanno dato. Mi è piaciuto tantissimo vedere tutta la panchina reagire sull'episodio dell'espulsione, per carità, sono sempre episodi di cui si farebbe volentieri a meno, però la partecipazione anche in quei momenti, ho visto proprio una squadra in tutti i sensi e questa è una cosa che fa ben sperare per il futuro, però chi pensa che il settimo posto sia un punto d'arrivo casca male, perché l'abbiamo detto fin dall'inizio, questa squadra deve puntare a fare tante altre cose a partire da martedì prossimo. Grande soddisfazione per un ragazzo che anche caratterialmente in queste settimane, in queste ultime settimane, ha vissuto un pochino di alti e bassi. È un ragazzo, concedetemi il gioco di parole, secondo me molto sensibile e ha sofferto in queste settimane nel non riuscire a dare quello che lui sa benissimo di poter dare, quindi il gol, al di là del fatto che è stato un gesto di pregevolissima fattura, è stata una bella soddisfazione per lui. Però io credo che oggi abbiano giocato tutti quanti da squadra e ripeto, è come se non riuscissimo a rinunciare a quei momenti in cui, anche quando abbiamo messo la partita in cassaforte, dobbiamo in qualche modo evitare di chiuderla e di archiviarla definitivamente, come se provassimo un sottile gusto a tenere sempre in vita tutte le cose, anche quando abbiamo meritato di poterle, dimostrato di meritare di poterle archiviare. Sì, vabbè, sono mancato pochi giorni, però era importante oggi, insomma, vincere questa partita, è andato bene e siamo contenti. Sì, forse è mancato il gol, però non... penso sempre all'obiettivo della squadra, che è la cosa più importante in questo momento, e insomma abbiamo fatto una vittoria, un derby, vincere oggi era importantissimo per noi, quindi ci teniamo questi tre punti belli stretti. Sì, abbiamo fatto secondo me un gran primo tempo in cui abbiamo tenuto dei ritmi alti, poi magari nel secondo tempo ci siamo un po' rilassati col fatto che uno era espulso, anche se sapevamo che noi siamo una squadra che non ci dobbiamo rilassare. Però dai, tutto sommato secondo me non ci sono stati tanti problemi. Quindi diciamo che è una bella soddisfazione, perché quando gioco contro di loro faccio sempre gol. Chiaro che oggi, al di là del gol mio, era importantissimo vincere per noi, per restare attaccato al treno delle 8 e dare ancora un po' più di margine verso la zona play out che era sotto di noi. Quindi portiamo a casa questi tre punti e pensiamo subito a Rimini, che è un'altra gara da vincere assolutamente. Poi siamo partiti alla grande, diciamo che li abbiamo schiacciati, abbiamo avuto altre occasioni con Maso, il mio palo da fuori, e quindi diciamo che la prossima partita è stata subito determinante secondo me. Dopo è chiaro che al secondo tempo loro sono venuti un po' fuori, anche perché erano in 10, non avevano nulla da perdere, quindi sono andati un po', diciamo tra virgolette, allo sbaraglio e quindi hanno provato a reagire. È chiaro che noi siamo stati bravi con Zanetti, che ha fatto quel gran gol a chiudere la partita. Sì, stavo puntando, ne avevo tre davanti, avevo Spinale sulla fascia destra, ho perso un attimo palla, l'ho ripresa, l'ho ripuntati e ho visto il VAR che ho tirato. Non me lo spiego, non lo so. Diciamo che sì, forse quando quest'estate sono arrivato magari avevo la voglia di essere nel tabellino dei marcatori più spesso.
non è stato così, ma va bene lo stesso. Portiamo prestazioni positive alla squadra per l'obiettivo della C unica. Diciamo che questa è una bella emozione, poi correre sotto questi 300 tifosi urlanti è stata una bella emozione. Sì, una liberazione anche. No, sono contento personalmente e sono contento soprattutto per aver dato una mano alla squadra a vivere, diciamo, più serenamente gli ultimi 10 minuti. Ecco. Sì, è un po'. Sì, è un po' il nostro problema che abbiamo, diciamo, da inizio anno, che facciamo magari su 90 minuti abbiamo quei 10 minuti lì dove andiamo un po' in difficoltà, e ci sta anche dopo aver preso un gol andare un po' in difficoltà. E, appunto, sono questi 10 minuti che siamo andati un po' in difficoltà, che dopo sono riuscito a parare il rigore, che devo farmi perdonare anche perché forse potevo uscire prima che fischiasse il rigore. E niente, dopo alla fine è andato tutto bene, fortunatamente anche Zanetti ha fatto un grandissimo gol, ci ha riportato le distanze e siamo riusciti a portare a casa 3 punti che sono fondamentali per noi per il proseguo al campionato, ecco. Ma per la verità lo vedo abbastanza spesso, però continuo a vedere anche altre cose non proprio positive, però insomma è inutile che ormai continuiamo, questa è la squadra che crea tanto, che finché è tranquilla e sa cosa deve fare in campo, penso che sia una realtà importante di questo campionato, perché facciamo gol, creiamo azioni importanti. E dopo invece, quando le situazioni del gioco si modificano, facciamo un po' di fatica a interpretarle. Insomma, non dico una cosa nuova, dico una cosa vecchia. Però io dico che è arrivato il momento di prendere quello che di positivo facciamo, no? Cioè credere alle nostre qualità, cercare di far rendere al massimo il nostro potenziale offensivo e sopportare qualche passaggio a vuoto che abbiamo e cercare di far prevalere quelli che sono le nostre qualità. Anch'io pensavo a una partita più agonistica. Mi ero fatto un'idea di una partita di temperamento, invece noi l'abbiamo interpretata subito bene sul piano del gioco, abbiamo cominciato a creare azioni, a sfondare destra e sinistra. Penso che quando il Mantova gioca così è dura per tutti, obiettivamente, perché ti sbucano da tutte le parti, c'è gente che salta l'uomo, c'è gente che si inserisce, ci sono terzini che si sovrappongono. Io credo che sia dura per tutti. E quindi magari l'abbiamo un po' messo in soggezione, ecco, sotto questo aspetto. Però anch'io sinceramente pensavo una partita più agonistica, invece se vogliamo, ecco, c'è stato quell'episodio, Campochino ha alzato i toni, altrimenti era una partita che filava via tranquilla. Giuliano, tutto bene a Mantova, ti trovi bene? Benissimo. Fa piacere. Nessun problema. Lo chiedo a tutti i nuovi arrivati, ma comunque è una consuetudine, insomma, a Mantova tanti si trovano bene, né Claudio? Te che poi sei stato giocatore del Mantova, vedevi gli altri arrivare, tutti gli altri erano belli contenti di tornare lì. No, beh certo, ma un po' come tutti gli ambienti, cioè Mantova è leggermente un po' più passionale rispetto a tante squadre del nord, però tu ti ricordi che io ho giocato nel sud, quindi il sud è un'altra cosa. Ha giocato bene a Foggia, perché Mantova lo dico è tranquillo. No, ma dico, Indiano, Mantova è tranquillo, se vanno a fare una passeggiata sotto i portici, fanno una passeggiata, al massimo trovano 2 o 3 e dicono dobbiamo vincere domenica. Basta. Cioè, se vai a Foggia a fare come fai il primo passo, stai fermo 1 ora e mezza lì, perché man mano che arrivano tutti. Tanto te sei scuola partenopea, ovviamente, però hai preso 2 belle città, bella austriaca, una su Tirolo, poi Mantova, insomma. Ormai sono abituato a giocare al nord, sono anche arrivato subito. No, i primi 6 mesi quest'anno sono stato giù a Catanzaro. Anche lì. Oh, e l'hai mangia... detto come. No, anche lì si mangia calcio là, quindi anche lì si vive solo di calcio, e anche in mezzo alla strada lì si fermavano, ti chiedevano. Ricordo l'unico stadio che in curva c'ha un albero che salta fuori. Non c'è più, mi sa. L'hanno tolto l'albero? In curva non c'è più. In curva del Catanzaro in mezzo c'è un albero. Non c'è più. Fuori, non si... No, non c'è più. La curva ormai è libera. È nato lì. Cosa ci facciamo? Ragazzi. È libera ormai. Allora, facciamo così. Andiamo a sentirci adesso le interviste del Castiglione e poi pubblicità e poi torniamo qua. A dopo. Lo dicevo prima. Non siamo partiti male.
È chiaro che come loro hanno accelerato un attimino, noi ci siamo fatti trovare un po' impreparati. Probabilmente abbiamo sentito tanto la partita, perché i ragazzi, ho visto durante il riscaldamento, c'erano, erano presenti, però c'era, si notava una certa, non apprensione, ma una certa tensione che non siamo riusciti a trasformare nella giusta rabbia nel momento che è iniziata la partita. Cosa che dopo ho visto nel secondo tempo, quando ormai, non dico che i giochi erano fatti, però sicuramente nel secondo tempo, nel momento in cui sei in inferiorità numerica e rischi ogni volta, però la squadra ha tenuto benissimo il campo, ha fatto in modo che la partita fosse viva fino alla fine. Ci è mancata quella lucidità di capire, di tenere un attimino botta, perché era normale che loro reagissero, tenere botta, e invece abbiamo consentito di arrivare al 3-1 con una certa facilità, anche se poi, se io analizzo, al di là della prestazione, analizzo gli episodi che poi tante volte determinano la valutazione di una partita, il risultato di una partita, col Mantova gli altri fanno sempre dei gran gol, che è nel loro repertorio, però anche Zanetti ha fatto un gran gol. Il gol del 2-0 è stata una palla non controllata bene, penso di Stinco l'ha fatto, e la palla è andata sull'angolo. Il primo sicuramente c'è stato un infortunio tra di noi più che l'abilità dell'avversario, però è così, loro sono stati più bravi a sfruttare le occasioni, anche se ne hanno create, perché anche non dimentichiamo il palo, non dimentichiamo altre situazioni quasi a porta vuota che avevano fatto prima dell'1-0, quindi sicuramente noi ci siamo fatti abbiamo sentito forse un po' troppo la partita e l'importanza della partita, quello sì, è un gruppo giovane che probabilmente voleva dar tanto e non è riuscito a trasformare quello che poi ha fatto nel secondo tempo. Ma a noi non deve cambiare nulla, noi dobbiamo onorare questo campionato, onorare la nostra professione e giocarcele queste 9 partite con la serietà e per fare più punti possibili, basta, non deve cambiare nulla, non dobbiamo rassegnarci, non voglio nessuno che si rassegni, io non mi rassegno e non voglio che neanche il gruppo, nessuno intorno si rassegni pensando che ormai non c'è più niente da fare. Noi dobbiamo onorare questo campionato e farlo fino alla fine, fino all'ultima giornata, soprattutto per la nostra professione, parlo per me, per il mio staff, ma soprattutto per i giocatori, quindi non dobbiamo pensare ormai non c'è più niente da fare. Finché la matematica non ci dice ormai siete tra le ultime 6, noi non dobbiamo assolutamente mollare di un centimetro. Ma la delusione c'è, perché sicuramente non abbiamo iniziato la partita nel migliore dei modi e ce la siamo un po' complicata anche da soli. Gli episodi non ci sono stati favorevoli sicuramente. Dopo la delusione c'è, perché le qualità per potersi salvare ci sono. Purtroppo oggi non le abbiamo messe in campo. Abbiamo sbagliato perché abbiamo subito fatto prendere fiducia a una squadra che ha già qualità importanti. Hanno avuto subito delle occasioni e sono riusciti a passare in vantaggio. Forse nel momento che stavamo un po' più attaccando abbiamo preso il secondo gol. Dopo c'è stata la situazione, l'episodio dell'espulsione che ci ha diciamo un po' tagliato le gambe, però nel secondo tempo abbiamo dimostrato di avere gli attributi, perché siamo entrati in campo decisi e per poco non riuscivamo anche a riprendere la partita. C'è delusione perché la società crede tanto in noi e in questo campionato. Noi dobbiamo cercare fino alla fine di salvarci e di arrivare all'obiettivo che per adesso sono l'ultimo posto dei play-out. Questo è il nostro obiettivo adesso. Fino a che la matematica non ci dice il contrario, dobbiamo mettercela tutta. Ma direi che abbiamo fatto un approccio completamente sbagliato. Dopo le cause non sta a me, diciamo così, specificarle. Credo che per un quarto d'ora non ci abbiamo capito niente. Il Mantova è stato aggressivo, giocatori importanti ma soprattutto con grande esperienza, che era quello che già in altre occasioni avevo detto che poteva essere il nostro difetto, pagare proprio in termini di esperienza, perché
vorrei ancora ribadire un concetto che è quello dell'età. Noi purtroppo per le nostre scelte abbiamo sempre una squadra giovane e in certi episodi, soprattutto all'inizio, abbiamo pagato questa inesperienza. E era una, diciamo che era in una fase dove ormai la partita non aveva più niente da dire, perché credo che anche il Mantova si era messo in una disposizione probabilmente anche proprio così di attesa del fischio finale. È saltato fuori questo questa fiammata del 2-1 che credo poteva darci quella spinta per fare magari quei 10 minuti di arrembaggio, o almeno per dare un po' più di tono a una partita che per un'ora e più è stata piuttosto blanda, cioè giocata soprattutto da parte nostra a ritmi bassi, senza, eravamo sempre secondi sulla palla, quindi gli ultimi 10 minuti ci potevano dare un attimino così un po' più di suspense a una partita che, come ripeto, per più di un'ora aveva poco da dire. Credo che noi abbiamo una mission che è quella di crederci fino alla fine, finché la matematica ce lo consente. Chiaro che chi ha visto il Castiglione oggi e non ha visto il Castiglione delle prime giornate del girone di ritorno, chiaramente ne avrà un'idea completamente sbagliata. Oggi eravamo impalpabili sotto tutti i punti di vista, però noi venivamo da delle ottime prestazioni, non ultima quella di domenica a Forlì, dove avevamo perso in maniera immeritata. E quindi una sconfitta contro il Mantova per la forza che ha il Mantova ci può stare, chiaro non in questi termini, diciamo, di carattere. Ecco, quello dove dobbiamo sicuramente migliorare per avere ancora una speranza è proprio trovare quella grinta che ci ha caratterizzato nel girone di ritorno. Noi finché avremo la possibilità matematica di rimanere aggrappati ce la proveremo in tutte le maniere, anche perché dobbiamo cercare di scalare più posizioni possibili, nel senso che magari qualche altra situazione extra calendario o stagione può saltare fuori alla fine, no? Quindi cerchiamo di arrivare nella migliore posizione possibile. Penso che abbiano dimostrato di crederci anche in 10 sul 2-0, come vabbè, penso che sia ovvio che sia, non possiamo permetterci di mollare anche 40 minuti, 45 minuti di ogni partita se abbiamo intenzione di fare qualcosa, ancora provare a salvarci o provare a riaprire tutti i giochi, che è quello che vogliamo fare. Certo, quando siamo rimasti sul 2-1, io nella mia testa ho pensato, cavolo, forse se ce la si può ancora fare. Poi vabbè, loro giustamente hanno giocatori capaci di fare queste cose e vabbè, l'hanno chiusa, che poi poteva essere riaperta col rigore anche alla fine, però vabbè, sono stati bravi, bravi loro, complimenti a loro e tutto. Bentornati a Piazza Pallone. Allora, dice bene Rossano alla fine, anche quando parla del Castiglione, dice il Castiglione deve prendere più posizioni possibile perché non si sa mai quello che può accadere nel corso del girone, perché è messo in preventivo questo discorso. In preventivo fai fatica a ragionare sulle disgrazie altrui o sui certo. Cambiamenti extracampo, però se qualcosa insegna la storia recente della terza e quarta divisione del campionato italiano, ci insegna che in estate spesso ci sono stravolgimenti dal punto di vista di compagini che entrano, compagini che escono, non ultimo questo campionato che è ricco di ripescate. Soprattutto nell'ottica di una stagione, la prossima, di 60 squadre, ma con degli impegni pre, quindi da mettere in estate a livello di fideiussioni o comunque di infrastrutture, anche per le tante che arriveranno dal girone D, dalla Serie D, guardando le prime in classifica della Serie D attuale, non so quante possano essere pronte sia dal punto di vista strutturale che economico a fare un doppio salto. E quindi acquistare più posizioni possibili, cercare di lasciarsi dietro più squadre possibili, è un po' cinico come ragionamento, soprattutto a fine febbraio, però è quello più attuale nella logica di conquistare più punti possibili e posizionarsi il più vicino possibile ad una zona play-out, qualora non ci arrivassimo. Sì, perché parlando anche così viene anche da pensare, ad esempio, se già liberato un posto con la Nocerina, in teoria. Teoricamente sì. Teoricamente sì, la squadra di Torino non c'è più. Quello è vero.
E insomma, non credo che da qui a fine anno non può essere riscritta dopo quello che è successo, essere riscritta automaticamente, no, in seconda divisione. Situazione diversa è l'Ascoli, perché comunque è ripartita anche in un certo modo, anche a livello di scelte che hanno fatto sui responsabili del settore giovanile e sulle persone che hanno messo in organigramma, ti dà già un'ottica diversa di quello che potrebbe essere il futuro. Però ripeto, quando chiuso il 30 giugno, se le premesse che ha fatto la Lega in federazione sono quelle che sta mantenendo durante tutto quanto l'anno, di vigilanza, di controllo, di lamentele su situazioni, vedasi Vicenza, che sono arrivate da altre categorie con difetti, chiamiamoli così, per utilizzare un eufemismo, in bilancio, dato che la situazione a Castiglione è ottima da quel punto di vista, per l'ottima gestione che è stata fatta, se non arriva sul campo, quantomeno essere in posizione tale da poterci provare extra. Velocemente andiamo a vedere adesso la situazione, quello che è successo un po' negli altri campi della seconda divisione, praticamente la giornata, un attimo di pazienza, poi andiamo a vedere la grafica. Beh, giornata insomma che è stata abbastanza, anzi molto positiva per quanto riguarda il Mantova. Vedete i risultati, la vittoria netta, questa sorprendente, delle Renate sul campo dell'Alessandria. Poi l'altra sorpresa, la sconfitta del Forlì 2-0 contro un Cuno che sembrava tra virgolette morto e sepolto, la Pergolettese che si è subito ripresa battendo il Rimini, il Real Vicenza che ha confermato, insomma ha preso tre bei punti, come anche la SPAL. La Torres, vedete che poi, come dice Claudio giustamente, fa poi perdere tutte le partite, ma arriva quel giorno che il Bra può mettere in difficoltà. La Torres ha fatto fatica ieri a battere il Bra per 1-0, e poi il Monza che sta volando, sta andando benissimo ancora con una Virtus Verona invece adesso un po' in difficoltà. Classifica, andiamola a vedere, vabbè, il Mantova finalmente lì più stabile, 38 punti in classifica, ma vedete 42 punti, quindi solo 4 punti di distacco dal Mantova, addirittura dalla seconda posizione, quindi insomma tutto si è ribaltato in poco tempo nelle zone alte della classifica. Come importante la vittoria di ieri è stata per staccare un attimo il Mantova dalla zona blu, vedete sono 3 punti adesso che staccano i biancorossi dalla zona playout. Invece il Castiglione ha 23 punti, la situazione è molto molto difficile, sono 10 i punti di distacco dalla Torres. Attenzione, domenica andiamo a vedere quindi il turno, Mantova giocherà contro il Rimini, quindi altra questa partita importante, ma sicuramente il Mantova andrà a giocare a Rimini con uno spirito ben diverso, viene da 2 vittorie consecutive, ha vinto il derby, quindi ci poteva essere molto più pesante in caso invece le cose dovessero, magari si mettevano male, e invece è uno spareggio, punto e fini. Castiglione deve battere la Torres, punto e basta, perché altrimenti non ha soluzioni, deve assolutamente prendere più punti possibili per arrivare nella zona blu. Vorrei chiamare adesso qua di fianco a me il vicepresidente della Cavrenese di Tamburello, che tanto saluto, grazie di essere venuto. Allora, adesso ci mettiamo un attimo qui di fianco, così facciamo l'inquadratura, si dice in gergo. Allora, l'altra volta abbiamo chiamato la Pozzolese, stiamo scoprendo anche noi, anche se non è una novità, un bel mondo di settore giovanile del Tamburello. E non c'è solo la tradizione di questo sport a Mantova, non ci sono solo le vittorie delle squadre più forti, ma c'è tanto settore giovanile. Voi a Cavriana state facendo questo ormai da molto tempo. Sì, sono già appunto diversi anni che l'UAS Cavrianese punta su quello che è il discorso delle giovanili. E in questo dobbiamo ringraziare soprattutto una persona che ha creduto nel nostro progetto, che è il signor Calafà Giuseppe, che ci ha aiutato fin dall'inizio a puntare su questo settore, e riusciamo tutti gli anni a presentare nelle varie categorie le rappresentative dell'UAS Cavrianese. Qui tra il pubblico abbiamo le rappresentative dei Pulcini. Sono loro. Poi abbiamo degli esordienti. Allora, sulle mani Pulcini. Sulle mani degli esordienti. Poi abbiamo i giovanissimi. Giovanissimi, sulle mani. E poi abbiamo gli allievi. E poi anche... Ah, complimenti. Quest'anno non riusciamo a presentare la categoria juniores, però faremo di tutto per poterlo fare nei prossimi anni. Quanti sono i bambini tesserati? In totale, Giuseppe? Circa, insomma. 27-28 li ha visitati, ma ce ne sono altri che vanno solitariamente perché la scuola... Adesso... Circa una trentina. Esatto. Diciamo. Tra l'altro con la prima squadra che quest'anno insomma punta a fare un... Allora sì, poi abbiamo 2 rappresentative della Serie D, una punta sui giovani anche in questo settore e un'altra invece punta a fare
un campionato, diciamo, di divertimento. E poi naturalmente abbiamo la Serie A. La Serie A che quest'anno si è rinnovata in diversi ruoli e che speriamo di poter puntare almeno alla posizione quarto o quinto, insomma, ecco, sapendo benissimo che ci sono rappresentativi che sono molto più quotati, almeno sulla carta. Io lo dico anche ai telespettatori, detto mentre giustamente sono inquadrati ancora questi bravissimi ragazzi che giocano nelle giovanili della Cavrianese, andate a vedere il tamburello, perché è uno sport tra virgolette di nicchia, sicuramente, insomma, comprende la zona tra l'altro Mantovano, il Basso Garda, il Piemonte, insomma, queste zone e anche il Trentino. È uno sport che si gioca tante volte anche in piazza, è uno sport che si gioca con grande serenità, insomma, in un ambiente molto tranquillo, insomma, è una curiosità. E poi giustamente io lo ripeto e lo continuerò a dire, è patrimonio dello sport mantovano, quindi questa certamente è la cosa più importante, voi siete la storia, una fetta grossa della storia dello sport mantovano. Complimenti, mi raccomando bambini, andate a vincere, costante, che dopo quando diventerete grandi ci sono scudetti da conquistare, va bene? Allora, grazie tante a voi. Allora, grazie e ringraziamo, quindi un bel applauso Claudio Turella. Grazie Claudio. Francesco Uliano. Grazie a voi. Ernesto Valerio, grazie. Mi raccomando, noi ci vediamo sempre lunedì a Piazza Pallone, non perdete domani sera l'appuntamento con Calcio Mania, con tanti gol dai dilettanti, con Andrea Giangiulio e Matteo Bursi e ovviamente TG Sport tutti i giorni, insomma, lo sport a Telemantova non manca mai. Ciao, ci vediamo. Applauso.